Al termine degli anni 90, un ragazzino entra in una libreria X nel cuore dell'Eur, a Roma. Si tratta di una di quelle librerie a due piani in cui il piano superiore è fornito anche di DVD e anche VHS, queste ultime ad un prezzo stracciato. L'attenzione del ragazzo ricade su un dorso di una di queste videocassette dove spicca un particolare a lui già noto. La C a falcetto utilizzata per il poster, il manifesto della casa disegnata da Renato Casaro e molti altri film che hanno quel dettaglio ingannevole. Però questa volta sembra si tratti di qualcosa di diverso. In attesa di cosa? Ah, non lo so. Oh, guardala! Il titolo del film è La casa al numero 13 in Horror Street e la copertina del front di questa videocassetta targata Multivision risulta agli occhi di questo ragazzo maestosa. Una casa enorme con una vistosa cancellata dalla quale escono fuori luci, folgori e soprattutto un pendolo argentato in bella vista a forma di numero 13 insanguinato che dà l'illusione del movimento pur facendo parte di un'immagine che è statica. Attori sconosciuti, una mini trama abbozzata sul retro della videocassetta, una sola immagine inutile a farci intuire anche vagamente l'atmosfera, eppure il fascino nei confronti di quella VHS aumenta. Il ragazzino con pochi soldi in tasca agguanta immediatamente la VHS e la porta in cassa per pagarla, ma il tizio dietro al balcone che verificava anche che il pezzo fosse in buono stato e che fosse soprattutto quello giusto lo guarda e gli dice: "Mi dispiace, il nastro è danneggiato". Mesto, il ragazzino rinuncia ad acquistarla e nei giorni a seguire rimurgina su che tipo di film sarebbe stato, che cosa avrebbe visto, quali emozioni avrebbe provato. Un appuntamento quindi soltanto rimandato. Io sono Bella Ballò e sì, quel ragazzino ero io. Tu, bastardo! Se avete cliccato su questo video vi starete chiedendo che cosa penso di questo ennesimo inganno italiano. Come ho recuperato il film di cui sopra? Se volete scoprirlo, vi suggerisco di proseguire con la visione di questo contenuto, di iscrivervi gratuitamente al canale tramite il pulsante sottostante, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle novità. Potete supportare chiaramente il mio lavoro tramite i super grazie in basso a destra. Detto questo, possiamo partire con il video di oggi. Sigla. Harley Cochlis aveva avuto l'onore di far parte della squadra dei tecnici dell'Impero Colpisce Ancora. Era, infatti, il tizio che guidava la seconda unità. Nonostante il suo prezioso lavoro per il film che è stato, per la storia che ha scritto quel film, L'Impero Colpisce Ancora, Cochlis aveva bisogno chiaramente di lavorare a qualcosa di proprio, totale frutto del suo impegno. Aveva portato a compimento il progetto indipendente chiamato Battle Truck, uscito nel 1982, e l'interessante Il giorno della luna nera, uscito nel 1986, scritto da sua maestà John Carpenter, dove spiccavano Tommy Lee Jones e Linda Hamilton. La Palace Pictures, che aveva sede a Londra, considerò seriamente la sceneggiatura che Cochlis assieme a Catherine Depure e Christopher Wiking avevano presentato alla New World Pictures, la quale rifiutò di finanziare il regista. Accettando il contratto con la Palace, Cochlis avrebbe quindi lavorato nel Regno Unito. La casa al numero 13 in Horror Street è un titolo decisamente ingannevole. In originale si tratta di Dream Demon, pellicola partorita nel 1988 per spaventare il pubblico pronto a festeggiare Halloween, grazie a numerosi e interessanti effetti speciali ed un egregio lavoro compiuto da Ian Wilson alla fotografia. Probabilmente il pezzo forte del comparto tecnico. Parliamo ora della trama.
La giovane insegnante di liceo Diana è in procinto di sposare Oliver, un ricco militare inglese fresco di imprese eroiche nelle Falkland. La ragazza, che si sta ambientando nella sua nuova enorme casa, futuro nido d'amore, sta avendo orribili incubi in cui Oliver sembra ripetere comportamenti molto violenti nei suoi confronti. La terapista di Diana, Deborah, la assicura che tali brutti sogni sono frutto dello stress prematrimoniale. Oltre a questo, il giornalista investigativo Paul e il suo compare, il fotografo Peck, molestano continuamente la ragazza per cercare qualcosa di scandaloso da riportare sul loro giornale locale, poiché la vita privata di un eroe nelle Falkland fa a modo suo notizia. All'ennesima aggressione, Diana viene prontamente aiutata da Jenny, una ragazza dark americana con la quale nasce un'amicizia. Jenny è in visita turistica per conoscere le sue origini. La casa, infatti, ora di proprietà di Oliver e Diana, era una volta la magione dei genitori della turista americana. Anche Jenny a questo punto inizia ad avere strane allucinazioni e incubi che la portano ad aiutare Diana e a capire cosa sta realmente accadendo. La prima volta che si visiona Dream Demon si provano diverse emozioni. Si ha l'impressione di essere stati presi in giro da una miscela disordinata di sequenze spezzettate create per suscitare paura e disgusto. La realtà dei fatti è che il progetto di Cochlis è letteralmente una sperimentazione di mezzi poveri che aveva a disposizione. La dimostrazione che con poco si può ottenere molto e magari anche lo sporco lavoro di una steadicam può davvero fare la differenza. Ciò non può giustificare un evidente disordine, specialmente in fase di montaggio, ma potendo contare sull'incapacità delle protagoniste di non distinguere una realtà sempre più minacciata dai buffi e inquietanti villain di turno, uno dei due ovviamente è un giovane Timothy Spall, e un visionario e terrificante mondo onirico dove la fotografia la fa da padrone. I giochi di luci e di ombre diventano fondamentali per la riuscita di una palpabile tensione. D'altra parte, Cochlis fa leva su una doppia dimensione che strizza molto l'occhiolino alla saga di Nightmare. Ne trae beneficio puntando sulla componente visiva e riesce nel suo intento anche perché la sceneggiatura è povera nella fase iniziale. Fortunatamente il lavoro delle attrici Kathleen Will Hoyt e l'esordiente Jenna Redgrave, sì, la figlia della ben più conosciuta Vanessa, non è assolutamente malvagio e loro sono praticamente gli occhi dello spettatore. La casa al numero 13 in Horror Street è, dopo svariati anni, finalmente disponibile sulla rete. Esiste una versione in DVD, lascio ovviamente il link in descrizione, e se non cercate il prodotto fisico per collezionismo potete guardarlo anche su YouTube. Attualmente è disponibile in italiano e in lingua originale, lascio sempre il link in descrizione. Anche questa volta, insomma, la C a falcetto ci ha ingannati. Ma almeno in questa occasione i momenti splatter e terrificanti ce ne sono per davvero. C'è una casa che diventa letteralmente un labirinto di visioni raccapriccianti e astratte, e questi elementi fanno bene alla salute. Per modo di dire. Cazzo! Scatta una foto! Io sono Bella Ballò. E ci vediamo in un prossimo video.